è una tre giorni particolare, un November Fest che ancora a Canzano non era stato fatto, quindi abbiamo progettato questo impegno, questa idea circa 15 giorni fa, proprio per dare una controtendenza rispetto all'Oktoberfest che fanno un po' tutti anche in Germania, quindi deriva dalla. Quindi abbiamo fatto questa November Fest, la prima edizione per il Gibson, in modo tale da dare un po' spazio anche al nostro marchio, che abbiamo fatto la nostra birra, così da poter far conoscere anche la nostra birra, che combinazione verrà data la possibilità di berla in questi giorni, in questi tre giorni. Io non produco birra, ma viene prodotto in base ai miei canoni della birra a cui piaceva a me, da un'azienda comunque locale. Ho fatto questa birra, una birra bionda da 5,7 gradi, una lager molto gustosa, quindi una birra artigianale. Saranno una tre giorni dove ci saranno due DJ set, uno è Gianfranco Gatto e l'altro è conosciuto su Catanzaro, che è Freddy DJ, venerdì sera, e poi il sabato sera ci saranno in contemporanea con il primo tour dei Blue Man, sono dei percussionisti americani, e quindi in contemporanea con il primo tour in Italia a Milano sarà trasmesso su schermo gigante il loro concerto fatto a New York. Vabbè, sicuramente questo, per fortuna ancora il clima è clemente con noi, e poi il fatto che anche essendo in un locale comunque dell'Ottocento le pareti sono molto spesse, quindi si sta bene all'interno. Gibson nasce nel settembre 2016, è stato sempre un mio sogno avere un locale del genere dove do la possibilità a tutte le band a venire a proporre i loro inediti. Questo è l'impegno che ha voluto avere sempre il Gibson. In questo primo anno di attività abbiamo fatto già 60 concerti, 60 band da un po' tutta Italia che sono venute, anche band locali, diamo spazio soprattutto anche a band locali di comunque venirsi ad esibire qui al Gibson. Beh, a parte tutte le birre artigianali a disposizione del Gibson che ci sono, ci sarà la nostra birra che noi cerchiamo di spingere in questi tre giorni, che è una birra, come dicevo, una lager da 5,7 gradi, quindi molto beverina, e comunque sempre una birra artigianale che piace un po' a tutti, la birra artigianale. Vi aspettiamo numerosi per conoscere il locale e conoscere questa nuova birra artigianale.